Buonasera, siamo qui in Al Charlie, un ristorante bar di Saronno. Siamo in compagnia di Vincenzo Fioretti, nonché cancelliere presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio. Perché siamo in questo locale? Siamo in questo locale per festeggiare insieme a Vincenzo la sua entrata in pensione, una nuova attività prossima. Vincenzo, ci puoi dire perché hai voluto poi intorno a te i tuoi amici saronnesi e non, e mi hai detto anche che però hai già fatto una festa di questo tipo a Busto Arsizio, oggi la ripeti qui a Saronno con i tuoi amici. Certo. Dici qualche informazione sul perché e cosa farai eventualmente dopo l'entrata in pensione. Allora, buonasera, io ho cominciato praticamente 42 anni fa questo cammino al servizio della giustizia e l'ho concluso il 1° di settembre. Ci tenevo a fare, ad avere attorno a me personaggi con i quali ho condiviso questo cammino, fra magistrati, forze dell'ordine, colleghi della Procura di Busto, e ho festeggiato a Busto questo importante evento per me, e sono intervenute circa 150 persone fra magistrati, colleghi, avvocati, eccetera. Ci saranno altrettante persone, credo, che ti abbracceranno questa sera. Sicuramente, io ho invitato praticamente le persone con le quali io, persone saronnesi, fra forze dell'ordine, il capitano, c'è cioè il capitano Regina dei Carabinieri, il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Saronno, con i quali io ho condiviso, tra l'altro, polizia locale, abbiamo qui anche il segretario comunale, ho condiviso questa esperienza di vita giudiziaria anche con loro nell'ambito del lavorativo. Si è instaurato un rapporto di amicizia e di stima reciproco, per cui mi sembrava giusto farle anche a Saronno, la mia città di adozione, per cui è giusto che ho fatto anche con loro questa festa praticamente. Bene, bene, bene. Faccio una piccola parentesi, sì. Non 42 anni nella giustizia, hai iniziato 42 anni fa questo lavoro, ma la differenza della giustizia di 42 anni fa o comunque passata è quella di oggi, ci puoi dare in breve un piccolo tuo parere? Grazie. Guarda, la giustizia di 42 anni fa e quella attuale secondo me non è cambiata per niente. Nel senso che comunque è cambiato qualche strumento. Allora io mi ricordo quando sono arrivato alla pretura di Saronno, va bene, c'era il cancelliere anziano, cancelliere dirigente Corrado Cufino, che faceva le fotocopie col ciclostile, perché non c'erano macchine fotocopiatrici. Adesso sì, le macchine fotocopiatrici ci sono, però manca la carta. Non c'è il ciclostile, manca la carta. Oppure adesso, prima si andava a fare gli interrogatori, si andava in udienza e si verbalizzava tutto a mano, e si cominciava al mattino e si finiva quando si finiva, la sera, 20-30 procedimenti penali. Adesso non ci sono più. Non si fa più la trascrizione a mano, quantomeno le parti salienti si trascrivono, ma viene fatto tutto con l'impiego di macchine adatte a questo scopo, che purtroppo devo dire viene affidato questo lavoro a ditte esterne, per cui vabbè, lasciamo stare questo, sarebbe un discorso troppo lungo. Troppo lungo. Sì, sì, sì. Ma i prossimi tuoi 40 anni o 42 anni, vediamo, come li vuoi trascorrere? Cosa farai allora da grande, diciamo? Sì. Via. Da grande non lo so ancora, un po' le idee confuse, per il momento mi sto godendo 42 anni di carte da smistare a casa mia, perché in tutti questi anni ho ammucchiato tante di quelle carte che poi avrei dovuto guardare, e adesso devo sistemare un po' di cose nella mia vita e poi vedremo, perché per il momento mi godo una casetta sul lago di Como, dove vado a rifugiarmi quando ho voglia di rilassarmi, per cui... Bene, direi che coltivare poi o poi le proprie passioni, certo, dimenticate o messe un attimo nel cassetto, esatto, riaprire il cassetto dell'hobbistica, sì, sì, e di percorrere un percorso nuovo a una certa età è anche più accattivante e più anche stimolante. Hai qualche hobby per caso? Sì, io ho l'hobby che mi affascina di più è la fotografia. Allora possiamo fare qualche uscita insieme, certo, via. Volentieri, perché la foto mi ha sempre appassionato da quando avevo la reflex 35 mm ancora con le pellicole, per cui mi divertivo anche a svilupparle da solo per conto mio. Quindi... Bene, bene, bene.
E immagino che ti hanno anche regalato una macchina fotografica, magari è venuto Babbo Natale in anticipo o no? Sì, mi hanno i colleghi di Busto Arsizio, mi hanno regalato una macchina fotografica, una Nikon, per cui spero di utilizzarla più presto. Ok. Bene, io direi fra 2 minuti, 3 minuti iniziamo quello che è un po' il festeggiamento, la serata per festeggiare questo tuo nuovo percorso, la fine lavorativa a tutti gli effetti, un nuovo percorso che sia roseo, felice e lunghissimo, lunghissimo, e abbandonati a tutti i tuoi stimoli, a tutte le tue emozioni future. Siamo qui con il comandante della Polizia Locale, Giuseppe Sala, di Polizia Locale chiaramente di Saronno, Giuseppe Sala, che amico di lungo percorso di Vincenzo vuole così un attimo salutarlo a nome anche, credo, non solo suo, ma anche di tutto il corpo della Polizia Locale di Saronno. Dimmi un po', Giuseppe, raccontaci magari qualche aneddoto della tua vicinanza con Vincenzo. Allora, prima di tutto devo dire che Vincenzo è stato un amico sia di tutti il mio personale e di tutti gli agenti di Polizia Locale. Anch'io sono qua da 32 anni e perciò una delle prime persone che abbiamo incrociato nei nostri contatti con la Procura è stato Fioretti. Ed è stato proprio uno dei trade union fra il comando di Saronno e la Procura, ed è stato anche la persona che è stata la prima a aiutarci anche a fare nel 90, quando abbiamo iniziato, anch'io sono di lunga data, se Fioretti ha 42 anni di servizio, ne ho 32 anch'io, della Polizia Locale, e Fioretti è stata la persona che ci ha aiutato anche in quel passaggio, specialmente quando la Procura dal 90 al 2000 dava moltissime deleghe alla Polizia Locale, e perciò ci ha aiutato anche in questo frangente, perciò oltre all'amicizia ci lega anche un percorso lavorativo, ed è stato un maestro anche nelle sue cose, anche perché nel punto delicato dove si trovava in procura comunque ci ha dato le dritte anche per lavorare meglio. In un certo modo. Bene, Giuseppe, ti ringrazio, ti ringrazio. Credo che queste testimonianze servano anche a rincuorare il Vincenzo, perché se lo merita, è una persona squisita, conosciutissima a Saronno. Così io mi sono trovato a dargli l'amicizia su Facebook senza sapere chi fosse, no? Mi ha chiesto l'amicizia, ho detto però un certo Fioretti interista per giunta, e dico perché non essere amico di un interista. Poi mi sono trovato invece a spulciare tra il suo diario, e quando ho visto che era insomma una figura importante, perché io nella giustizia ci credo molto, il suo filo di giustizia accomuna un po' il mio filo, e allora ho detto però sono un amico di una persona importante, ma di una persona della giustizia che fa della giustizia il suo percorso di vita, e lo fa veramente veramente bene. Adesso vabbè, va in pensione, quindi stasera siamo qui proprio per festeggiare questo suo evento. Thank you.